Noi abbiamo lavorato su una forma particolare, diciamo teatrale, che è la lettura scenica. Allora, parlo al plurale perché, diciamo, a differenza di Andrea, io e Luca lavoriamo insieme da moltissimo tempo. Abbiamo lavorato e lavoriamo come attori per altri registi, autori e maestri, quindi abbiamo avuto questa grandissima opportunità all'interno del nostro lavoro e poi insieme abbiamo creato dei lavori che sono molto diversi tra loro e dei quali siamo stati insieme autori, insieme, come diceva Andrea, ad altri compagni di scena. Quindi ecco, nel momento in cui ci chiamiamo autori, siamo attori, autori, quindi l'opera che abbiamo nel tempo attraversato riguarda quello che tu nella tua, chiamiamola, carriera hai attraversato, no? Quindi quando tu fai la domanda cosa si prova, no? Già ecco, mi viene così da riflettere insieme a voi sulla parola testo per quel che riguarda il teatro. Quindi la sposto, la chiamo opera, magari, no? Ed è un'opera particolare. E Andrea ha già detto tante cose su questo, e aggiungerei forse il fatto che l'opera che noi mettiamo in scena si fa col pubblico. Quindi, oltre a essere una scrittura per la scena, una drammaturgia che quindi è fatta di testo, ma è fatta di azioni, è fatta di carne, è fatta degli attori che la mettono in scena. E poi fatta, come dicevi prima, noi non sappiamo cosa succedeva quando c'è Molière in scena. Per fortuna ci sono anche persone che si occupano poi di testimoniare, no? Quello che accade, ma quell'atto, diciamo, quell'opera vivente si consuma con una piccola comunità di temporanea che cambia, no? Quindi è un atto di gestione del caos, non gestione del caos, forse affidarsi al caos, perché è sapere, come dire, che tutto il lavoro che tu fai prima di incontrare il pubblico devi essere disponibile a rimetterlo in discussione, a riaprirlo, quindi c'è un tempo che riguarda le prove e poi un tempo che riguarda la creazione dell'opera che si fa nel tempo, cioè ogni volta che tu incontrerai gli spettatori. Qui a Drama abbiamo lavorato in questo periodo su un lavoro che Monica, qui presente, ci ha affidato. Quindi è nato, come spesso capita in teatro, no? Per caso, cioè per amicizia, per caso. Ed è all'inizio del 2020, lei ci ha messo in mano il libro di Luca e ci ha detto: mi piacerebbe che voi ne facciate una lettura. Poi è successo quello che tutti sappiamo, alla riapertura a settembre del 2020, cioè la riapertura nel breve periodo in cui teatri e l'arte dal vivo è stata possibile, un festival di poesia e letteratura ci ha chiesto di lavorare a una lettura per la scena e noi ci siamo detti: bene, lavoriamo allora su quest'opera che nel frattempo avevamo letto, riletto, sottolineato, cioè una densità. Poi ci sono Monica e Giorgio che magari parleranno dell'opera in sé. Io posso parlare del nostro rapporto con quest'opera. Ma l'abbiamo presentata al pubblico ed è stato, diciamo, un'esperienza importante perché le condizioni nelle quali lavoravamo erano quelle che tutti sappiamo. L'opera parla di una condizione al limite tra la vita e la morte e io credo, per diciamo, mia sensibilità, che questo sia sempre il tema del teatro, cioè il tema del teatro è la morte, proprio per la sua condizione, no? Della irripetibilità, del fatto di essere fatto da persone che poi, dopo pochi anni, non ci saranno più, no? E quindi la mia riflessione riguarda un po' l'impegno
diciamo, l'impegno secondo me prima di tutto è nella ricerca che tu fai e che riguarda la forma dell'opera che sta prendendo forma con te e dall'altro lato anche la sua transitorietà e il fatto che è affidato a dei corpi che stanno in uno spazio vivo, in uno spazio. Questo ha tre elementi, diciamo, principali che riguardano quindi il rito, come diceva il maestro Grotowski, il gioco e la narrazione. Allora, in questo momento storico, cioè ritornare in scena nel 2020, l'aspetto della narrazione, sicuramente l'incompiutezza, cioè lavorare su un'opera che non era compiuta, è stato particolarmente importante ed è diventato uno dei temi del lavoro. E come trasformare un'opera letteraria, quindi umilmente farne una versione per la scena, è stato l'altro, quindi trasformarla con due attori, l'altro Gianluca Balducci che non c'è oggi e l'altro è Luca. Come trasformare la scrittura in modo che potesse essere un dialogo e anche un gioco, appunto, no? Quindi spostarsi dalla letteratura alla forma diversa che richiede il teatro, che non è dire tutto, no? Ma è dire una parte per il tutto. E la dimensione del rito che noi abbiamo percepito con questo lavoro, ma anche con gli altri che sono tornati in scena nel 2020 e nel 2021, in questo momento è molto forte, cioè ritrovarsi in uno spazio corpi e corpi, no? Questo è un po' per me il tema del nostro lavoro. Quindi il rito, ma anche la festa, perché il fatto di ritrovarsi vicini provoca un senso anche di euforia, no? Oppure anche di panico dall'altro lato, che è all'essenza stessa del teatro, che di fatto forse è proprio antiattuale, no? Proprio perché lo stanno digitalizzando, lo stanno sempre di più spostando da questa dimensione. Ci viene richiesto a livello regionale, ministeriale, di spostarlo alla macchina, no? Al digitale. E queste sono un po' le riflessioni riguardo al. Posso fare solo due domande? Io purtroppo gli spettacoli vostri non li ho visti e non posso entrare, diciamo, nei singoli spettacoli. Mi collegavo però a quello che diceva lui a proposito dell'attore. Le due domande erano queste. La prima, quanto un regista che abbia un'idea di teatro molto forte arriva a, diciamo così, ingessare il proprio attore all'interno di una certa cosa? Cioè, mi spiego. Quando per esempio Pasolini ha fatto l'unico tentativo di fare una regia teatrale, Orgia a Torino, era il momento del decentramento teatrale, eccetera, eccetera, veniva armato da un manifesto, molto, molto intellettualistico, e soprattutto aveva una tale paura del teatro che lui ha sempre usato per portare in superficie le cose più indicibili del proprio inconscio, tutte le combinazioni dell'Edipo, tutte le cose, eccetera. Imponeva però ai suoi attori, che erano in quel caso Laura Betti e Luigi Mezzanotte, un attore di Carmelo Bene, imponeva di stare paralleli, di non guardarsi mai in faccia, di parlare direttamente al pubblico con una voce monocorde, in una scenografia fatta da Ceroli, assolutamente fredda, che erano su delle panche di legno. Pare che fosse una noia mortale a chi ha assistito. E lui, che però era una persona seria, dopo aver, come dire, assorbito questo insuccesso, dice: ho capito che scrivere per il teatro non ha alcun senso se tu non ci dedichi tutta la vita, perché significherebbe avere a che fare con gli attori in modo continuativo e soprattutto immaginare un pubblico diverso, quindi costruire insieme al tuo teatro anche il pubblico, e quindi ci rinuncia per sempre, eccetera. Però invece, passando a uno che di teatro ne ha fatto il come, Brecht. Allora, quando lui dice all'attrice che interpreta Madre Coraggio: tu devi fare in modo che il pubblico non si identifichi con te, quanto castra l'attrice che deve fare quella cosa? Nel senso che io, leggendo, riesco difficilmente a non identificarmi col personaggio. E quindi mi chiedo, non so come dire, quale forzatura
un regista per adeguarlo alla propria idea di teatro porta invece sugli attori? Questa è la prima domanda. La seconda è più banale, più sciocca, quanto pensare di mettere in piedi un'opera che tocchi degli argomenti che vanno particolarmente in quel momento vi favorisce nei finanziamenti pubblici? La seconda è facile. Allora, la cosa che dici, Walter, cioè, parto dalla seconda parte, nel senso che ovviamente Pasolini era intelligentissimo e si è già risposto, no? Cioè, Brecht invece era un uomo di teatro che ha dedicato tutta la vita, no? E quindi fra lui e la sua attrice c'era un rapporto che noi non conosciamo, di immensa fiducia, no? Per la quale se tu lavori in teatro insieme, perlomeno per adesso io parlo chiaramente di quello che io ho letto, sperimentato e visto, c'è un rapporto di immensa fiducia per la quale può succedere di chiedere delle cose, di sentirsi chiedere delle cose che riguardano affidarsi, no? Attraverso un mezzo che ti permette di lasciarti guardare mentre giochi, lasciarti guardare mentre sbagli, lasciarti guardare mentre cerchi. Brecht aveva una sua poetica che conosciamo, che è insomma grandissima. Vachtangor, che avevo portato oggi, scrive una cosa ad esempio meravigliosa sull'arte degli attori. Quindi ecco, i grandissimi autori che erano uomini e donne di teatro hanno scritto delle cose sulle quali meditare. Questa cosa per chi, diciamo, sente la forma organica alla propria poetica è un affidarsi, anche quello di essere, di distaccarsi dal personaggio, ma autori che apparentemente dicevano esattamente il contrario, cioè il calarsi totalmente, in realtà il nostro linguaggio di scena impone un essere distante, un guardarsi, quello che Zeami chiamava l'uccellino che ti guarda. Quello è più facile da capire, invece è il contrario che mi aiuta più, cioè l'attrice, quella che si è inventata appunto la cosa del urlo senza suono alla fine di Madre Coraggio, eccetera. Possibile che non abbia mai detto al suo autore, che conosceva benissimo, guarda che questa teoria dello straniamento alla fine non regge? Io volevo ricordare anche una cosa che scrive Claudio Mendoletti, una battuta che fa Brecht uscendo dopo la visione di uno spettacolo di Stanislavski, e lui dice: noi facciamo la stessa cosa. Quindi siamo noi che vediamo tutto questo lavoro, diciamo, in antitesi. Poi loro erano in antitesi storicamente, diciamo, però il lavoro poi è fatto in scena con degli attori. Credo che sia una questione di sensibilità artistica e di giochi. Quindi in realtà sono un po' che fanno del cattivo Brecht, che infatti fanno vedere che la cosa non funziona.